Ciao a tutti, ben ritrovati, sono Gabino90, torna TG Biancorosso speciale calciomercato perché oggi è il 31 dicembre 2023, domani parte ufficialmente il mercato di riparazione, dalla prima parte domani dal primo e si concluderà il 31 gennaio. Innanzitutto vi auguro una buona fine di 2023. Ma soprattutto vi auguro un buon inizio di nuovo anno. Speriamo che sia un anno pieno di gioia sotto il profilo calcistico dei colori biancorossi, ma anche personali per tutti voi. Quindi vi auguro un buon inizio d'anno. Detto ciò, partiamo subito perché ci sono dei possibili ritorni, punto di domanda, perché l'Ancona potrebbe a giorni chiudere per il grande ritorno di Federico Moretti, passato al Brindisi nella sessione estiva di 5 mesi fa, 4 mesi fa, siccome Donadel non ha voluto tenere comunque Federico Moretti, non era nel progetto tecnico dell'allenatore ex Fiorentina. Adesso, con il ritorno di Gianluca Colavito, si è riaccesa la fiammella. Io, comunque, prima di dirvi gli altri nomi, comunque. Qualcuno forse già sa, visto che sono usciti da ieri o l'altro ieri, non mi ricordo, ci sono conferme comunque. E secondo me la società si sta muovendo sotto questo punto di vista, anche perché non c'è tempo da perdere, nel senso che i possibili ritorni conoscono comunque l'ambiente, la piazza, la società, il mister, quindi sanno già i meccanismi dell'allenatore. Secondo me è una mossa giusta, mettiamola così, nel senso che non c'è da perdere tempo per andare a prendere giocatori per poi farli integrare nel nuovo gruppo, oppure comunque si devono ambientare cose varie. Quindi, secondo me, è una mossa giusta da una parte, dall'altra, non sono per i grandi ritorni. Io, però, ci fidiamo delle mosse della società, di Micciola, del comandante Gianluca Colavito. Quindi, ritornando ai possibili ritorni, Federico Moretti potrebbe chiudere a giorni il ritorno in maglia biancorossa. Si sono fatti i nomi anche dei due ex attaccanti di 2 anni, di 1 anno e mezzo fa, nella stagione 2022, quello di Alex Rolfini, il Cobra, che a Vicenza non sta trovando tantissimo spazio in questo anno e mezzo. Non ha fatto la differenza per quanto riguarda l'altro ex attaccante Alessandro Fagioli della Virtus Entella. Più probabile il ritorno di Rolfini, visto che in attacco è chiuso da altri attaccanti a Vicenza. Per quanto riguarda Alessandro Fagioli, è ultimamente titolare all'Entella, in questa stagione titolare, quindi non so se sia possibile oppure no. Si sono fatti anche i nomi di Riccardo Calcagni. Calcagni ha giocato nel primo anno a Matelica, nel 2020, stagione 2020-21, centrocampista centrale, può ricoprire anche come terzino destro e esterno destro di centrocampo, quindi potrebbe fare più ruoli il ragazzo. E c'è anche il nome di Alessandro Di Renzo, terzino sinistro, lui gioca nel girone A, se non sbaglio. Se non mi ricordo male, comunque, se qualcuno lo sa meglio me lo scriva, perché non mi ricordo di preciso dove sia andato Di Renzo, ma se non sbaglio nel girone A dovrebbe essere. Quindi è un possibile ritorno anche per lui. Comunque sono tutti i nomi di ritorni, ecco, mettiamola così come ho spiegato all'inizio del video. Per quanto riguarda le possibili cessioni, io forse 5 nomi. Come giravano anche nei giorni scorsi, tra cui Julian Kristoffersen e Steven Nador, vi ricordo che sono in prestito, il primo dalla Salernitana e il secondo dalla Spal. Non so se con Colavito non trovano spazio e quindi poi non stanno facendo la differenza. Nador, dopo le prime 2 o 3 partite, è calato vistosamente. Non so cosa sia successo, ragazzo, devo essere sincero. Kristoffersen lo conosciamo tutti, purtroppo non riesce a dare il suo contributo alla causa biancorossa, quindi questi due potrebbero ritornare in prestito.
Infine, abbiamo Mattia Radicchio che comunque lo abbiamo preso in extremis, dopo che si era chiuso il mercato perché il ragazzo era svincolato. Comunque, lui ha un contratto fino al 2025, potrebbe essere girato in prestito visto che non ha fatto neanche una presenza, forse una mezza presenza in Coppa Italia. E poi ci sono gli altri nomi che sono adesso non me li ricordo più, sinceramente, ci ho avuto un lapsus. Giuseppe Agemanga, ecco, Giuseppe Agemanga, anche lui terzino sinistro, ha un po' deluso le aspettative. Anche lui ha un contratto fino al 2025, sicuramente passerà in prestito, o se non o addirittura si può se arrivano offerte, comunque può passare direttamente a un'altra squadra. Quindi vediamo. Secondo me i nomi più palpabili sono questi. Infine c'è quello di Andrea Matioli, l'altro attaccante, che non, anche lui non, in questi 2 anni ancora non è che ha fatto la differenza. L'anno scorso sì, ha fatto 4 gol, però mi aspettavo qualcosina in più da questo ragazzo ex Sassuolo. Quindi i nomi, secondo me, per le partenze sono queste: Matioli, Radicchio, Christoffersen, Agemanga e Steven Nador. Vediamo poi, perché come si evolverà comunque nei primissimi giorni di mercato, perché Nicciola vorrebbe, soprattutto il mister Gianluca Colavito vorrebbe subito qualche giocatore, no? Perché poi domenica prossima si scende in campo, domenica 7 gennaio alle 16:15 al Del Conero arriva la Virtus Entella. Poi, perché ci sono le prime 4-5 partite comunque abbastanza toste, abbastanza complicate, e giusto per non, scusate il gioco di parole, per non complicarsi ancora la vita, ma soprattutto la classifica, perché non ci sta sorridendo, meglio iniziare subito a prendere qualche innesto subito già dalla partita contro la Virtus Entella, ma soprattutto già dalla prossima settimana, dall'inizio della prossima settimana, perché sarà importante partire forte nel girone di ritorno. Vi ricordo che il girone di ritorno è sempre un altro campionato a parte, quindi lasciamo nello sgabuzzino il girone d'andata, perché secondo me è stato un girone d'andata da 5 in pagella per l'Ancona, per la squadra, per come ha girato nelle prime 19 partite, e speriamo in un girone di ritorno che questa squadra almeno non ci faccia soffrire più di tanto, da arrivare soprattutto a una salvezza tranquilla. Poi vedremo se potremo piazzarci per i playoff anche al nono, ottavo posto, non lo so quello che è, però pensiamo alla salvezza. Poi dopo a giugno si resetta tutto e c'è da programmare la stagione per l'anno prossimo. Comunque, prima di chiudere, volevo dire due paroline, perché ho letto anche il messaggio di Tony Tiong, del nostro for president. Sono stato molto contento personalmente, ha fatto piacere, oltre agli auguri di un buon anno a tutti i tifosi dorici, ma ha spiegato che anche lui naturalmente non è contento della situazione. L'anno prossimo cercherà di costruire una squadra più forte, naturalmente. Non è la sua intenzione, o intenzione della società, comunque. Gli errori si pagano e ci stanno, anche lui lo ha ammesso, e niente, ora bisogna stare tutti uniti, tutti compatti, soprattutto l'ambiente, perché ci aspetta un giro di ritorno infuocato, e mi auguro che questa Ancona possa risollevarsi il prima possibile, come tutti voi, cari amici e cari amiche sportivi. Io vi saluto per questo speciale calciomercato. Vi do appuntamento a domenica prossima per il post partita Ancona Virtus Entella, ma vi do appuntamento per tutta la settimana, perché sapete che i miei video escono quasi tutti i giorni, quindi varie registrazioni. Vi rinnovo ancora gli auguri per un buon fine, un buon inizio di anno. Ciao a tutti e sempre forza Ancona!